Dal Vangelo di Marco. Di nuovo, uscito dalla regione di Tiro, passando per Sidone, venne verso il mare di Galilea, in pieno territorio della Decapoli. Gli portarono un sordo muto e lo pregarono di imporgli la mano. Lo prese in disparte, lontano dalla folla, gli pose le dita negli orecchi e con la saliva gli toccò la lingua. Guardando quindi verso il cielo, emise un sospiro e gli disse: «Effatà», cioè «apriti». E subito gli si aprirono gli orecchi, si sciolse il nodo della sua lingua e parlava correttamente. E comandò loro di non dirlo a nessuno, ma più egli lo proibiva, più essi lo proclamavano. E pieni di stupore dicevano: «Ha fatto bene ogni cosa, fa udire i sordi e fa parlare i muti». Sorelle e fratelli carissimi, domenica scorsa abbiamo lasciato Gesù che discuteva animatamente con gli scribi e i farisei a lui inviati da Gerusalemme sul puro e l'impuro. E Gesù aveva detto a questi scribi e a questi farisei che non è ciò che entra nell'uomo ad essere pericoloso, ma ciò che esce dal cuore dell'uomo, perché è dal cuore dell'uomo che escono anche le intenzioni di male e non soltanto le cose belle e positive. Forse Gesù era rimasto segnato da questa discussione così accesa e quindi decide di lasciare la terra di Israele, va verso le terre straniere. Si dirige prima verso Sidone, dove compie un primo grande miracolo, guarendo la figlioletta della donna cananea, la quale era posseduta da un demonio, e lodando la fede di questa donna, alla quale disse che la sua fede non l'aveva mai vista in Israele, e poi addirittura allontanandosi ancora di più, andando verso Sidone. Da lì, invece di riscendere immediatamente verso la Galilea, Gesù si dirige verso est, in pieno territorio della Decapoli, cioè quel territorio dove c'erano una decina di città, perciò si chiamava Decapoli, in cui non c'erano gli ebrei, c'erano i greci, c'erano i pagani, e perciò dove tutto era impuro, secondo la logica degli ebrei stessi. Ma a Gesù interessa ogni luogo e interessa ogni uomo. Perciò torna anche in questo territorio della Decapoli, dove già era stato precedentemente e dove aveva guarito un uomo indemoniato posseduto da una legione di demoni. Aveva ridato la dignità a questo uomo, aveva ridato l'umanità a questo uomo, lo aveva reso una volta di più un essere sociale e un essere religioso, capace di parlare con Dio, capace di parlare con le persone. E a questo uomo che gli chiedeva di poterlo seguire, Gesù dice: «Tu non devi seguirmi. Non devi venire dove vado io, tu devi annunciare il Vangelo qui, a casa tua, in questo territorio». Ed evidentemente questo indemoniato guarito aveva annunciato bene il Vangelo, aveva fatto conoscere Gesù, perché appena Gesù torna in quei territori, immediatamente gli portano un ammalato perché lo possa guarire. Appunto il sordo muto di cui abbiamo ascoltato nel Vangelo. Un uomo che aveva seri problemi di comunicazione, non potendo ascoltare la voce di chi parlava, aveva difficoltà a sua volta ad esprimersi con le parole. Lui da solo non avrebbe mai potuto avvicinarsi a Gesù perché non lo avrebbe mai sentito parlare. Ed è stato accompagnato. È bellissimo questo riferimento. Quell'uomo era isolato, era un po' chiuso a tutti, oggi diremmo era offline, non parlava con nessuno, non ascoltava nessuno,
non poteva udire il cinguettio degli uccelli e il sibilo del vento, non poteva udire le acque del mare che sbattevano sulla spiaggia, non poteva udire gli scrosci della pioggia, ma soprattutto non poteva udire le parole dei suoi cari, le parole delle persone che amava. Eppure non era andato a fondo, perché aveva intorno a sé delle persone che gli volevano bene, delle persone che si prendevano cura di lui, delle persone che lo accompagnavano. È bellissimo questo perché ci indica che anch'io e anche voi possiamo e dobbiamo essere accompagnatori di persone, perché a volte ci tocca accompagnare e a volte ci tocca anche essere accompagnati, perché anch'io e anche voi possiamo essere rappresentati da questo sordomuto di cui non si dice il nome, proprio perché ciascuno di noi possa metterci il proprio. Cosa fa Gesù quando questi accompagnatori gli presentano l'ammalato? Prima di tutto lo prende per mano, crea un contatto, crea una relazione. Non può parlare perché quell'uomo non lo può ascoltare, ma il contatto di una mano lo può percepire. Il bene che passa attraverso il contatto che tutti cercavano da Gesù lo può capire immediatamente e poi lo porta in disparte. Gesù tira fuori dal suo ambiente questo uomo. Deve andare in un posto diverso da quello di tutti i giorni perché si possa ricreare una situazione come di nuova creazione. E andando da parte, Gesù gli mette le dita nelle orecchie e gli tocca con la saliva la lingua e dice una sola parola: apriti. La dice in aramaico, la dice nella lingua della madre, la dice nella lingua delle origini, nella lingua della creazione, potremmo dire, come se questo uomo dovesse rinascere una seconda volta. Gesù tocca le sue orecchie quasi a stappargli il tappo che impediva a quest'uomo di ascoltare e tocca con la saliva la lingua di questo uomo, perché quando non abbiamo la saliva non possiamo nemmeno parlare e perché nella saliva, secondo gli antichi, c'era lo spirito della persona che l'aveva tirata fuori. Questo gesto è così bello, è così importante che è stato messo pari pari nel rito del battesimo. Quando il rito del battesimo si sta per concludere, e questo è il motivo per cui ci troviamo davanti al battistero della nostra cattedrale, il sacerdote tocca anche lui le orecchie del bambino o della bambina, tocca la sua bocca perché quel bambino o quella bambina possano ascoltare la parola di Dio e poi la possano professare. E tutto parte dall'ascolto. Cari fratelli e care sorelle, bisogna prima ascoltare, poi bisogna parlare. Se cominciamo a parlare prima di ascoltare, le nostre parole saranno senza senso, oppure saremo addirittura muti, incapaci a nostra volta di parlare. Invece, se noi prima ascoltiamo, poi sicuramente avremo parole significative da dire. Ascoltare i fratelli e ascoltare il Signore, perché come diceva Dietrich Bonhoeffer, sacerdote protestante martire in un campo di concentramento nazista, chi non ha tempo per ascoltare il fratello prima o poi non avrà più tempo nemmeno per ascoltare il Signore. Sarà sempre Lui a parlare, anche nella preghiera, e perciò non creerà mai una relazione con il Signore né con gli altri. E quanto sia importante l'ascolto, ce ne rendiamo conto proprio noi che viviamo in questo tempo, fratelli e sorelle, noi che abbiamo fatto delle categorie di persone che paghiamo perché ci ascoltino. Noi che elemosiniamo l'attenzione e l'ascolto da parte di qualche persona, anche
Una canzone famosa di tanto tempo fa di Celentano lo diceva, neanche un prete per chiacchierare la domenica pomeriggio quando si era in estate in città. La necessità di essere ascoltati, la necessità di essere ascoltati per poter poi parlare. Ascoltiamo il Signore allora, apriamoci alla parola del Signore, al Vangelo che ci viene proclamato, e poi diventiamo annunciatori e testimoni di questo Vangelo. Diventiamo a nostra volta Vangelo, perché anche per me e per ciascuno di voi si possa dire quello che il Vangelo di Marco dice di Gesù secondo la gente. Ha fatto bene ogni cosa, fa parlare i muti e fa ascoltare i sordi.